Just Eat facciamo un progetto bellissimo e in realtà i protagonisti sono i nostri ristoranti, perché è grazie a loro che riusciamo a realizzare il ristorante solidale. Uno dei principi guida di Just Eat è far vivere la nostra community, attivare la nostra community. La nostra community è fatta dai nostri clienti, ma anche dai nostri ristoranti e dai nostri dipendenti. Il ristorante solidale recupera le eccedenze alimentari dei ristoranti per ridistribuirle a persone che ne hanno bisogno. Sono 2 anni che facciamo questo progetto a Milano, a Torino e a Roma e abbiamo pensato di farlo vivere anche ai nostri dipendenti e quindi li abbiamo coinvolti nell'attività di ristorante solidale che facciamo su Milano, dove serviamo la pizza al refettorio ambrosiano per far vivere un'attività di inclusione sociale alle persone che frequentano il refettorio, e una volta al mese un gruppo di 10 dipendenti serve la cena al refettorio ambrosiano in collaborazione con la Caritas Ambrosiana. Quindi si vive questo momento di team building attraverso il quale riusciamo a far sapere anche ai nostri dipendenti che cosa facciamo col ristorante solidale, che cosa vuol dire essere sensibilizzati dal tema dello spreco alimentare e che cosa vuol dire interagire anche con persone che sono un pochino meno fortunate di noi e fargli vivere un momento un pochino più felice con una bella pizza. Ai nostri dipendenti l'iniziativa Ristorante Solidale piace e si vede da tutti i contenuti che postano sui social, dai selfie che si fanno anche insieme alle persone a cui portano da mangiare. E poi il Ristorante Solidale piace a tutti, piace ai ristoranti che preparano i piatti solidali, piacciono ai ragazzi che portano il cibo, piace ai comuni che ci danno il patrocinio, piace alle associazioni di categoria, piace ai dipendenti, per cui continueremo a farlo sempre, perché piace a tutti.